Buongiorno, buonasera e benvenuti in questo nuovo video di Zero Cesarini. Il video che doveva uscire ieri del post-partita di Juve Frosinone sta uscire oggi. Ieri abbiamo giocato. Allora, ieri abbiamo giocato la partita Frosinone-Juve. Non vi dico che schifo che abbiamo fatto, perché praticamente per tutta la partita abbiamo giocato solo noi in attacco, il Frosinone si è difeso proprio bene, non puoi dire niente. È vero che noi non è che abbiamo fatto chissà cosa, Ronaldo ha sbagliato un paio di cose, quel tacco volante di Dybala, che vuol dire che non ha fatto un granché, però devo dire che è stato difficile perché contro queste squadre è più difficile giocare rispetto a altre squadre che giocano a viso aperto. Perché si chiudono tutti in difesa, quindi per noi è stato proprio difficile giocare. Non so se mi spiego. Perché abbiamo giocato solo noi, è vero che abbiamo fatto un possesso palla che faceva bene andare al sonno, era troppo lento, però non era proprio difficile segnare a questi. Poi ha segnato Ronaldo, che all'inizio della partita ha carezzato i capelli di un bambino, quindi per alcuni magari doveva essere espulso, e invece no, perché giustamente noi siamo ladri, capito? In poche parole, la partita l'ha sbloccata lui con un fuorigioco. Alcuni potrebbero dire che sarebbe dovuto essere fuorigioco. Non so se ho azzeccato il verbo, però la teneva in linea il giocatore del Frosinone. E poi raddoppiamo con il migliore in campo, perché Bernardeschi ha giocato veramente un'ottima partita. Dybala, vi ho detto che ha giocato una partita di merda. Speriamo che si riprenda, perché se no non possiamo andare avanti così. Poi c'è il Napoli, dopo il Bologna c'è il Napoli, senza Dybala che è praticamente fuori forma, senza Douglas Costa. Voglio vedere proprio che cosa dobbiamo fare. Non lo so quali video usciranno nei prossimi giorni. Mercoledì avrei in mente, non lo so se lo farò, il video quello lì sulle curiosità. Comunque, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Io vi do l'appuntamento al prossimo video. E come sempre, forza Juve, fino alla fine. Ciao. Ciao.